Lei è vedovo? Sì. Quindi non è divorziato? Smarrimento, fuga, amnesia, rapimento. Di tua madre nessuna traccia. Ma è emerso qualche altro particolare? Il segreto è avere una buona memoria. Lei è venuto a parlarmi di mia moglie. Vede, sono emersi degli elementi nuovi che riguardano la sparizione di sua moglie. Io credo che lei debba venirne a conoscenza. Senta, se lei è venuto qui con la scusa dei beni culturali, ma con un altro intento, lo dica subito. No, dico, ma voi due, con chi pensate di avere a che fare, eh? Quella... Oh, quella lì. Non è possibile, eh? Ah, insomma! Quella grande bastarda! Maria, Matilde, non essere così... stronza! Sì, ma non c'è bisogno di spifferarlo ai 420, manteremo il segreto. Oh, fermo lì! Anche seppure con una nuova identità mi disgustava. Tu qui a fare tutto sto putiferio. Siete tutti uguali. Prima mio padre, poi Matilde. E ora lei, Mr. Connors. Che storia interessante. Perché non vai avanti? Dall'odio all'amore il passo è breve. Ah, è sufficiente tacere. Sarà una menzogna per omissione. Ma d'altronde anche le più belle storie d'amore hanno i loro piccoli difetti. Del resto di persone che non sono perfette noi ne conosciamo, vero, eh? Ne conosciamo, eh? Ti odio. George Parker, siete in arresto come sospettato di omicidio. Guardatela! È così che la troviamo, come la lasciaste? I poliziotti devono avere per forza una mentalità sospettosa. Parker, non fate il furbo, guardate, può essere pericoloso. Le minacce, le cattive maniere, fanno parte della mia vita. Prendetevela con questa sedia, ispettore. Voglio vedere mio marito. Secondo lei, suo marito, che dice, confesserà? Qualunque cosa diciate verrà trascritta e sarà usata come prova per tutti voi. Una donna che si sposa senza credere a meno questo in un certo senso va, prende, ma si rifiuta di dare. Parlate del vostro matrimonio. Proprio così. Una facciata di decenza e sottocenza. Guardo. Non l'ho ucciso. Dicono tutti la stessa cosa. Bugie, bugie, fino a quando siete seduto sulla sedia. Non l'ho ucciso, bugie. Non l'ho uccisa! Lei sapeva, sì. Voi lo sapevate, ma decideste di ignorarlo. Voi, vostro fratello e vostra cognata. Ho paura. Sì. Ho paura di questa notte. E ho paura del futuro. E ho paura di quello che ho fatto. E di quello che potrei aver fatto.